facciamo quattro chiacchiere con Ferdinando. Benvenuti a un'altra puntata di Quattro Chiacchiere con Ferdinando. Quest'oggi raccontiamo la storia di un altro studente. Di chi parliamo, Elia? Oggi parliamo di Matteo Achilli, che ultimamente è venuto alla ribalta per un nuovo social network improntato sul lavoro e Gomnia. Raccontaci un po' com'è nato questo progetto e soprattutto come ti è venuta in mente questa idea, visto che sei un ragazzo così giovane. L'idea è nata nel gennaio 2011, io ero ancora uno studente del liceo, e era il periodo critico della ricerca dell'università. E una ragazza mi diede un documento con la classifica delle migliori università in Europa. In quel momento io mi stavo appassionando a Google e al PageRank, ossia una serie di algoritmi che vengono attribuiti alle pagine. E in questo modo ho pensato di fare la stessa filosofia che Google applicava alle pagine web sulle persone, ovvero stilare un ranking dei migliori studenti del mondo, attribuendo loro un punteggio che veniva stilato pesando il loro CV. Il modello di cui oggi ciascuno di noi studenti potrebbe servirsi differisce molto dalla tua idea iniziale. Come l'hai evoluta? Il sito che sono poi andato a realizzare si è dimostrato molto utile per l'interazione fra la domanda e l'offerta di lavoro e di stage. L'investimento iniziale è stato relativamente basso, abbiamo pagato degli ingegneri informatici che ci hanno realizzato il sito. In seguito è nato l'interesse sia da parte loro che da molti altri professionisti, da sistemisti a sviluppatori, che hanno contribuito a realizzare Egomnia e a perfezionarla sempre di più. Abbiamo per esempio un grafico della NABA e tantissimi studenti che collaborano. Attualmente il sito è una realtà e il lavoro è stato più di un anno. Tanto successo del sito, tanti iscritti, ma soprattutto sei riuscito ad avere anche molti apprezzamenti in università. Ti aspettavi tutto questo? In realtà no, noi abbiamo lanciato da 2 settimane e già gli iscritti sono migliaia. Il boom è stato con l'articolo sull'inchiesta, che ha portato ad avere più di 1000 iscrizioni il primo giorno. Questa è una sorta di record, penso, in Italia. Attualmente stiamo lavorando tantissimo proprio perché le iscrizioni aumentano e il nostro team rimane quello di sempre, e stiamo appunto cercando dei finanziamenti perché Egomnia comincia a diventare molto grande. Bisogna sistemare la fase beta e arrivare al progetto finale. Nonostante il grande successo, pensi sempre al futuro come un progetto che poi ti legherà per i tuoi anni universitari e quindi ti impegnerà molto del tuo tempo. Quali programmi hai e cosa ti piacerebbe fare con questa nuova idea, questo, diciamo, giocattolo, al momento possiamo definirlo così? Egomnia nasce non solo per rimanere in Italia, quindi l'obiettivo principale è quello di andare a espandersi su tutto il mondo. Il fatto che un algoritmo pesi i curriculum dei ragazzi porta soprattutto a un confronto internazionale, anche e soprattutto per le società che riescono a capire meglio i curriculum di studenti di vari paesi, l'internazionalizzazione del mercato del lavoro. È molto utile che il lato social del sito agevoli questo sistema, come ad esempio un'interazione anche tra ragazzi. Faccio un esempio: uno studente che deve andare a fare un Erasmus in un'altra università può ricercare determinati studenti della sua stessa età basandosi su quello che è il loro profilo pubblico, ovvero studenti di quella determinata università. Questo agevolerebbe molte cose. Stiamo comunque perfezionando il più possibile il sito, aspettando il finanziamento e creando quindi un team efficace. Questo per permettere di rendere il servizio di Egomnia il più meritocratico possibile e soprattutto attivare dei servizi che possano rendere evidenti quelli che sono i fattori umani della persona. Attualmente molte critiche sono arrivate sul fatto dell'algoritmo. In realtà io rispondo a queste critiche dicendo che l'algoritmo è il nodo di questa rete sociale, ovvero quello che mette in contatto la domanda e l'offerta. Tant'è che molto spesso nel curriculum si possono inserire certificazioni non presenti e non pesate, che comunque l'azienda, facendo una ricerca a 360 gradi del curriculum, ha una visione completa e quindi in quel caso subentrerebbe il lato umano. Inoltre stiamo provvedendo con tecnologie avanzate a dare la possibilità alle società di inviare test attitudinali piuttosto che colloqui online. Che feedback hai ricevuto dalle aziende che hanno aderito fin da subito a questo progetto? Le società iscritte si sono molto complimentate con il servizio offerto da Egomnia. Logicamente stanno dando molti consigli perché credono nell'iniziativa e capiscono che è in fase beta. Riscontri positivi sono arrivati soprattutto dalle persone, al di là di alcuni commenti negativi che ci possono essere dati dalla bipolarità della popolazione di internet. L'articolo dell'inchiesta è stato il più letto, abbiamo avuto più di
700 likes di Facebook, e continuano ad arrivare email di complimenti, quindi queste sono soddisfazioni che mi portano a continuare in questo progetto. Grazie mille per la tua disponibilità, ti facciamo un in bocca al lupo per il social network Gomnia e invitiamo tutti gli studenti a iscriversi per avere un proprio punteggio. Ti facciamo un in bocca al lupo anche per i futuri esami che ci terranno impegnati per un po', e quindi rimandiamo la prossima puntata a dopo le feste di Pasqua.